leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. La Gaiola è un piccolo isolotto del Golfo di Napoli, sulle cui sponde sorge una splendida villa. Ma, nonostante il paesaggio molto caratteristico e affascinante, è disabitata da più di 40 anni. Pare infatti che una terribile maledizione che colpisce proprietari e villeggianti aleggi sull'isola. La Gaiola è una piccola isola del Golfo di Napoli, il cui nome, dal latino cavea, significa piccola grotta. Sulle sponde sorge una meravigliosa villa, ma come abbiamo spesso visto, niente è come appare ed ogni cosa ha una storia segreta, sommersa, ben più vicina all'inferno e al paradiso. Alle sue origini, l'isola era nota come Euplea, che significa protettrice della navigazione e sicuro rifugio, e per questo fu eretto un piccolo tempio. L'isola è così vicina alla costa da essere raggiungibile a nuoto in poche bracciate ed è ricca di storie e leggende. Tutti nel napoletano sanno che sulla villa e su tutto l'isolotto grava una terribile maledizione. La sfortuna la perseguita e macchia le sue coste con racconti sinistri e morti misteriose. Proprio per questo motivo, la villa è disabitata da 40 anni. Andiamo alle origini della maledizione. Alla fine del primo secolo avanti Cristo, ai tempi dei Romani, sull'isolotto della Gaiola visse un uomo. Un liberto di nome Publio Vedio Pollione, di cui non si sa molto, solo che allevava le murene in vasche scavate nel tufo e chiamava l'isola in modo particolare, per cui costruì la villa. Come detto, di Publio Vedio Pollione si sa ben poco. Si sa delle sue amicizie, dei suoi contemporanei anche, ma non solo, per quel modo terribile di punire gli schiavi, anche per colpe di poco conto. Pare che li facesse gettare vivi in pasto alle murene, ma questa è un'altra storia. La leggenda vuole che nelle vicinanze della villa di Pollione sorgesse la scuola di magia di Virgilio, dove secondo racconti medievali questi insegnava ai suoi allievi l'arte della magia, della creazione di pozioni e dell'alchimia. L'edificio è stato ben visibile, sebbene semisommerso, fino al XIX secolo. Stando a quanto riportano le storie tramandate, la Gaiola si ritrovò sotto l'effetto di una terribile maledizione proprio per colpa degli allievi del famoso poeta. La maledizione avrebbe portato nei secoli successivi sfortuna e in alcuni casi morte a tutti gli abitanti dell'isolotto e della villa, costruita da Publio Vedio Pollione. La maledizione sarebbe stata così potente da superare il mare e penetrare il suo fondale, macchiandolo per sempre con l'influsso della magia nera. Cominciamo a raccontare le storie legate all'isola e alla villa, partendo dal 1871, quando Luigi Negri, fondatore della Società Italiana di Pescicoltura, comprò l'isolotto per poi rivenderlo l'anno successivo, dato che la sua società era fallita. Peggiore fu però la fine del secondo proprietario della Gaiola, Hans Braun, il cui cadavere venne ritrovato avvolto in un tappeto, assassinato in circostanze che non furono mai del tutto chiare, mentre alla sua vedova Brown non andò meglio. Sopravvisse al marito, ma per poco tempo. L'anno successivo annegò nel mare che circonda la bella e tremenda isola. Passiamo al XX secolo. Nel 1926 la villa era collegata alla terraferma da una teleferica e in una notte di tempesta il cavo si spezzò mentre una signora tedesca, Elena von Paris, stava rientrando sull'isola. Elena venne trascinata nel mare e sparì per sempre, mentre i proprietari della villa, Hans Braun e Otto Grumbach, che ospitavano la donna, furono talmente scossi dalla vicenda che si suicidarono. Uno dei due dopo poco tempo dall'incidente, l'altro qualche tempo dopo essere tornato in Germania. Nel 1950, Maurice Sandoz, la cui casa farmaceutica è tuttora famosa, convinto di essere finito in bancarotta, impazzì
e morì suicida nel manicomio dove venne rinchiuso poco dopo aver vissuto nella villa di Pollione. Qualcuno cercò di cambiare la fama sinistra della villa. Per esempio, il barone tedesco Paul Karl Langheim nel 1960 fece brillare di vitalità quell'angolo di Posillipo, organizzando feste ed incontri mondani. Ma il costo di questa vitalità fu pesantissimo. Langheim finì rapidamente sul lastrico. Negli anni 60 Gianni Agnelli comprò l'isola, ma dopo per breve tempo la rivendette a Paul Getty, magnate del petrolio, conosciuto in Italia per il famoso rapimento del figlio del 1973. Nel 1978 l'isola passò a Gian Pasquale Grappone, fondatore dei Lloyd Centauro. A lui non andò meglio, finì in galera travolto dai debiti e il giorno in cui la villa fu messa all'asta, la moglie Pasqualina morì in un incidente stradale. In più, i pescatori della zona raccontano che la villa sia frequentata dal fantasma di una donna morta negli anni 20, in circostanze misteriose, dopo aver scoperto il tradimento del marito. Se queste storie siano frutto di una maledizione millenaria o solo di casualità, non lo sapremo mai. Quello che è certo è che in Italia il mistero si intreccia alla razionalità, la storia al mito, così da ricordarci quanta ricchezza e quanta cultura hanno radici profondissime nel nostro territorio.